Thank you.
Il secondo diluvio è cominciato. Chissà le preghiere le dica e le insegna chi vorrà impararle. Il primo diluvio piove dal cielo. Questo avanza dal mare. Rose dal sale, le radici degli alberi, già disciolte le fondamenta delle case. Il secondo diluvio che annega gli increduli, acqua contaminata che contamina la terra, e i corpi incapaci di volare affonderanno. Moscerini nelle pozzanghere, moscerini nelle pozzanghere. Il secondo diluvio è appena fuori di qui, silenzioso, inesorabile, irreversibile. Il secondo diluvio è cominciato. Chissà le preghiere le dica e le insegni a chi vorrà impararle. Il primo diluvio piove dal cielo. Questo avanza dal mare. Già disciolte alcune isole, già corrose dal sale le radici degli alberi, già annegate le fondamenta delle case. Il secondo diluvio che annega gli increduli, acqua contaminata che contamina la terra, e i corpi incapaci di volare affonderanno. Moscerini nelle pozzanghere, moscerini nelle pozzanghere. Il secondo diluvio è appena fuori di qui, silenzioso, inesorabile, irreversibile.
Tenemos poco tiempo, tenemos que realizar un espectáculo y aquí estamos para orientar, para generar ideas y para que esto resulte en un espectáculo. Pero entonces te vas y un poco antes, Alessandro, ya, encadenar más. Estamos trabajando con la composición, con la actividad de diferentes grupos de trabajo que están generando el material que necesita esta pequeña pieza escénica. La relación del teatro con la tecnología pasa por una búsqueda, una investigación de nuevos lenguajes que permitan una hibridación del cuerpo en tanto que emisor de información, con diferentes sistemas, diferentes lenguajes tecnológicos. Digamos una aumentación de su posibilidad. Lo que la tecnología puede aportar es algo que el cuerpo solo no puede aportar. Una tecnología que acabamos de desarrollar, es unos sensores de movimiento que hemos hecho nosotros mismos y aquí les vamos a probar, es la primera vez que se van a utilizar en este taller, en este espectáculo. Es un pequeño sensor inalámbrico que permite que el movimiento del bailarín pueda interactuar con, en este caso lo usamos para sonido e imagen videográfica. Questo è l'Arduino ed è diciamo il cuore dei sensori che useremo in questa performance. Questa scheda ha la possibilità di comunicare via USB con il computer, ha la possibilità di avere un'alimentazione esterna, comprende un microprocessore dell'Amtel, la Timega 168, che è programmabile e ha un discreto quantitativo di memoria per ospitare al suo interno del firmware, offre 6 input analogici, quindi con valori discreti, e ben 14 input output digitali, 6 dei quali è possibile farli in PVM. Questo, visto che c'è la necessità di non utilizzare fili per i performer perché devono muoversi liberamente nella scena, noi aggiungiamo questo circuito all'Arduino che interfaccia l'Arduino con questo altro piccolo circuito. In questo modo tutte le informazioni che verrebbero mandate via USB al computer vengono trasmesse via wireless. Il sensore utilizzato in questo specifico caso è un sensore di luminosità. Noi attacchiamo al modulo, questa è l'alimentazione, questo è il segnale, quindi la variazione di resistenza, l'attacchiamo al primo input analogico. Questo sensore nella sua scatola, che è stata costruita apposta. L'alimentazione è esterna, non avendo il collegamento USB. Aggiungiamo un LED per segnalare l'accensione dello strumento. Aggiungiamo la batteria
desarrolla programación para poder enviar a tiempo real las gráficas, las composiciones sonoras. Otro grupo que está trabajando con la composición musical. Quello che noi facciamo praticamente è costruire uno strumento musicale, diciamo, interattivo, come se fosse una grande tastiera, solo che tutto controllato a livello software, e diamo la possibilità ai performer sul palco di poter suonare gli strumenti che noi mettiamo a disposizione utilizzando campioni sonori, in questo caso dell'acqua, perché lo spettacolo è basato sull'acqua. Da una parte c'è la parte tecnologica, dall'altra c'è la parte creativa, che però è comunque è molto in stretta in combinazione con la parte tecnologica, perché deve coesistere. È stato appunto realizzato un pezzo di una 5-6 minuti, strumenti anche abbastanza particolari. Otro gruppo con video, tanto para registros de video, filmación, como para postproducción. Y maquetación para poder manipularlos a tiempo real, interactivamente, a través de sensores. Y lo que hace este programa es simular unos entes que parecen acuáticos, que son estos. Solumnium, una piattaforma per la realizzazione di effetti grafici interattivi, nel senso che sono sensibili al movimento di utenti che passano davanti ad una superficie su cui ad esempio possiamo proiettare l'effetto grafico stesso. Il video della cascata è stato realizzato appunto all'interno del Virtual Media Park ed è stato appunto fatto costruendo un'impalcatura che ci è stata appunto fornita dal Virtual e mettendo sopra di essa una vasca che conteneva 50 litri, giusto? 50 litri d'acqua e ogni volta appunto versare questa vasca addosso agli attori inevitabilmente e quindi creare questo muro d'acqua. Questo effetto di muro d'acqua. Bueno, yo soy Alan Bauman y junto con Rosa Sánchez dirigimos un sello que se llama Conic Teatro. Está ubicado en Barcelona, en España. Estamos aquí en Torino porque estamos dirigiendo un taller que resultará en un espectáculo. Es Officine Sintetiche que nos ha invitado a hacer este taller, que vienen de diferentes ámbitos, tanto de la creación como de la tecnología, para hacer un aprendizaje un poco en la práctica. Por nuestra parte, como equipo CONIC, estamos trabajando en un equipo de 4 personas en los que estamos llevando la dirección tecnológica a Elan, yo la dirección artística y escénica, y tenemos el apoyo de Sachiko Fujita y David Almazo para asistirnos en esta actividad de dirección. Estamos trabajando con la composición, con la actividad de diferentes grupos de trabajo que están generando el material que necesita esta pequeña pieza escénica. Es decir, que estamos trabajando con un grupo que desarrolla gráfica, otro grupo que desarrolla programación para poder enviar a tiempo real las gráficas, las composiciones sonoras, otro grupo que está trabajando con la composición musical, otro grupo con vídeo, tanto para registros de vídeo, filmación, como para postproducción, y maquetación para
poder manipularlos a tiempo real, interactivamente, a través de sensores. Otro grupo está trabajando con la electrónica para concretar las interacciones con distintos sistemas de sensores que hemos propuesto y aportado como desarrollos de Konik. La hibridación de lenguajes tecnológicos con lenguajes escénicos para mí implica un cambio cualitativo en esta emisión, estas manifestaciones artísticas. Es decir, yo distingo entre lo que son lenguajes escénicos convencionales en los que el texto, el autor, tienen una jerarquía en relación a la interpretación y a la emisión en escena, con respecto a unos conceptos más horizontales de composición y de dramaturgia y de expresión, de comunicación del cuerpo en escena. Este cuerpo en escena se hibrida, quiere decir que este cuerpo en escena está trabajando con otros lenguajes, con otra manifestación artística que le permite, que nos permite hablar de esa diferencia de lenguajes. Thank you.